Okay. Allora, Presidente Cerisciori, intanto partiamo da questa novità. Pieve Bovigliana e Rotella, qui siamo comune comunque di Val Fornace, si parte per questo progetto, lei diceva, per superare due fasi. Quello che non è stato la banda larga punta ad esserlo la banda ultralarga. Sì, un valore doppio, grazie diciamo all'Europa, perché credo sia un periodo in cui vale la pena sottolineare, parliamo di fondi europei, fondi FESR di carattere nazionale, di carattere regionale, e fondi europei che quindi ci permettono di realizzare una grandissima infrastrutturazione, andare, passare dal fatto di avere una banda larga non completamente diffusa sul territorio a una banda ultralarga nel 99% del territorio regionale è un salto di qualità enorme, è importantissimo per i cittadini che oggi vivono questa dimensione della rete per tanti servizi di cui hanno bisogno, per le imprese. Pochissime aziende marchigiane, pur essendo anche piccole e piccolissime, non hanno una proiezione internazionale, hanno bisogno della rete per comunicare i propri prodotti, per scambiare dati con i loro partner, per interagire con la pubblica amministrazione fino al processo telematico quando c'è una causa da gestire, per tutto il mondo dei servizi, da quelli sanitari che si trasmettono dati e informazioni grazie alla rete informatica, a quelli scolastici che trovano un arricchimento della loro offerta formativa collegandosi in rete, alle università dove i centri di ricerca sono collegati e connessi fra loro grazie alla rete. Avere una banda ultralarga significa poter realizzare in tempo reale tante attività che oggi puoi svolgere solo in differita, poter accedere a una qualità di dati e di immagini di altissimo livello, un salto di qualità e un'infrastruttura essenziale per una regione che guarda al futuro. Ci si chiederebbe perché servizi del genere partendo dalla montagna, in questo caso tanto più colpita dal terremoto? Perché i fondi europei non vanno a sostenere quelle parti di territorio dove la banda ultralarga conviene metterla, perché sicuramente c'è un mercato di richiedenti che ne regge tranquillamente il costo. I fondi sono andati a creare un processo democratico, cioè a portare la banda ultralarga a tutti, laddove il mercato non ci sarebbe mai arrivato. È la classica idea di politica industriale, cioè di dove la mano pubblica, e grazie insomma, a questa visione, chiamiamola europea, di crescita collettiva del sistema, dà proprio la disponibilità anche al luogo più remoto di poter essere in connessione con il mondo, e c'è un salto di qualità enorme. Qui per esempio si punta molto a un ritorno dal punto di vista turistico, che era uno degli asset più importanti, alle produzioni locali. Oggi fare turismo, anche proporre una produzione locale, ha bisogno della rete per trovare interlocutori naturali, e nel tempo questo varrà ancora di più. Quindi è la scelta proprio di arrivare in ogni punto del nostro territorio. Per una regione come le Marche, fatta di aree interne vissute in maniera diffusa, poter contare su un servizio di questa natura è un grande salto di qualità, una grande risposta ai cittadini. Pensiamo alla telemedicina. Oggi è possibile venire dentro casa con apparecchiature anche sofisticate, ma il valore aggiunto è il momento in cui siamo poi collegati a una centrale in grado di gestire la risposta. È proprio la possibilità di portare molecolarmente un servizio di grande qualità.